a tutti, benvenuti o bentornati qui sul mio canale YouTube. Per chi non mi conoscesse, io sono Valentina, in arte Valley Makeup Lover, e qui sul mio canale parliamo di beauty, makeup e skincare a 360 gradi. Prima di iniziare vi ricordo che se volete supportarmi potete lasciare un bel like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere sempre informati sull'uscita dei nuovi contenuti e ovviamente non dimenticatevi di seguirmi anche sugli altri miei socials. Nel video di oggi sono struccata perché termineremo la seconda parte del decluttering del secondo cassetto, quindi termineremo la parte degli ombretti in polvere, degli ombretti liquidi e di altri prodottini, quindi direi di non perdere tempo e iniziare subito. Dimenticavo, buon Ferragosto! Allora, questo lo lascio un attimo qui e pian piano togliamo ciò che non ci serve. Qua ci sono blush liquidi, illuminanti liquidi, contour liquidi, prodotti in crema, glitter, c'è un po' di tutto, quindi cerchiamo di sistemare la situazione perché è un caos enorme. Tolgo un attimo le palette dal tavolo e arrivo da voi. Ok, ci siamo. Procediamo dalla parte davanti magari. Qua abbiamo un kit per le sopracciglia di Kiko. Non lo sto usando, non l'ho mai usato, quindi lo declutterò. Allora, due primer. Uno di Wet n Wild, questo è il glitter primer. Questo di Wet n Wild ce l'ho da troppo, quindi lo declutterò, ma è ottimo. Invece questo glitter primer ce l'ho relativamente da poco, quindi lo tengo. Anche questo primer di Essence ce l'ho da tanto, lo declutterò, praticamente finito. Poi abbiamo madonna, questo è praticamente vuoto, era il gel Got2Be. Saponetta di lamelle la tengo, mi può essere utile. Questo era un primer, lo declutterò. Allora, qua abbiamo dei gel per sopracciglia. Allora, il più vecchio è questo qui di NYX, lo declutterò. Poi qua abbiamo una matitina Diego dalla Palma, per adesso le tengo. Allora, abbiamo questo gel di Astra che ho da troppo, lo declutterò. E tengo questo Banana Beauty che non ho da tantissimo e anche questo Kiko. Sempre gel per sopracciglia, allora abbiamo il mio amatissimo DC Glam, lo tengo. Il Butter Brazilian Brow Lift di Physicians Formula, lo tengo. Questo è un doppio prodotto, matita e pennarello per sopracciglia, lo uso, quindi lo tengo. Ok, qua abbiamo dei matitoni. Questi sono dei matitoni di Kiko e Wycon, allora li tengo tutti. Questi sono degli ombretti in crema, allora aspettate. Allora questo è di Kiko, ce l'ho da troppo, lo declutterò, come declutterò anche questo. Invece tengo, di Kiko tengo questi quattro, più questo di Essence che è relativamente giovine. Se non erro, esatto, ho un ombretto liquido anche di Armani, questo lo tengo. Glitterozzi Astra li tengo. Queste sono le palette glitter di Nabla, le tengo entrambe. Allora, questi due ombretti di Ulac li declutterò, non li sto usando, anche se sono carini. Questi sono dei topper di She Glam. Come vi ho detto anche nel video TikTok, non mi sono piaciuti. Li declutterò, li regalo magari. Qualcuno riesce a utilizzarli meglio di me, ma a me non piacciono, quindi ciao. Qua ho un ombretto singolo di Nabla, lo declutterò. Questi sono praticamente dei glitter in polvere libera, vedete? Di Makeup Revolution, questi li tengo perché li utilizzo con il glitter primer di NYX. Qui ho un eyeliner in glitter ma non lo uso, quindi lo declutterò. Allora, questi sono i glitter di La Mel. Sinceramente quello rosso l'ho dovuto buttare perché si è fatto cattivo, non chiedetemi perché. Verificherò poi se questi sono ancora buoni. Sono i migliori glitter che io abbia mai visto, sinceramente, li tengo. Altro glitter di NYX, questo lo tengo. Poi abbiamo Jelly Wow di She Glam, questi sono relativamente nuovi, li tengo. Altri sempre glitter in pot di She Glam, questi li tengo tutti, sono, guardate, meravigliosi, bellissimi. Come tengo ovviamente anche questi ombretti liquidi di Astra. Allora, qua c'è un caos. Allora, abbiamo qua uno spray fissante vecchio del 15-18, lo declutterò. Mentre tengo questi due.
Questo è matte ed è di NYX e questo è l'Enfaille Bleu di L'Oreal. È giovine come spray fissante, lo tengo. Ora vediamo questi blush. Allora, sono tutti blush di She Glam, tranne uno, questo di Banana Beauty lo tengo. Questo è il blush Sanina Pot e praticamente cambia colore in base al pH della pelle, super per l'estate. E anche questi di She Glam io li terrei tutti, però nell'effettivo questi due sono molto simili, essendo che questo magari è una colorazione poco più scura. Declatterò questo di Frida Kahlo, che è molto rosso, anche se la sincera verità è bellissimo. Qui apriamo due blush liquidi di She Glam, questi non sono neanche aperti, quindi li sposto. Allora, Rose Ritual, questi di She Glam tendenzialmente li vorrei tenere tutti, ora vediamo. Ne ho due, devo capire qual è la vecchia versione però. Questa è la vecchia versione, quindi lo decluttero, tengo la nuova. Poi qua abbiamo Devoted, sicuramente ce li ho doppi. Allora, aspettate che li controllo. Devoted, esatto. Lo regalo. Poi qua abbiamo Ash, allora Risky Business, no? Swipe Right, devo leggerli purtroppo. Night Drive è una delle nuove colorazioni, Birthday Suit è nuovo, Rose Ritual ne abbiamo un'altra, anche questo lo regalo. Poi abbiamo Float On, non è doppio. E poi qua abbiamo Golden Sun, questi sono i bronzer, i contour, Soft Tan, quindi questi per adesso li tengo perché li uso, li rimetto a posto, non so perché non ci entrano, grande, forse perché sono nuovi, non lo so. Qui abbiamo invece gli illuminanti e di questi ne ho solo uno per colorazione, li uso tutti quindi li tengo. E rimettiamo a posto i blush. Se l'illuminante invece, questo è quello della collezione cromatica. Questo cos'è? Ah, Petal Talk, questo è delle nuove colorazioni. Anche questo, un point. Penso che non ci saranno mai, neanche se mi sparo un colpo in testa. L'ho lasciato qui su perché mi stava facendo venire nervoso, sinceramente. Qua abbiamo un altro Jelly Wow che era dietro, quindi lo tengo. E ora vediamo qua perché ci sono degli ombretti. Allora, ombretto di Pupa, questo lo tengo, è giovane. Poi qua abbiamo un sacco di ombrettini. Questi di Kiko li tengo perché sono meravigliosi. Bellissimi questi ombretti, ve li consiglio se sono ancora presenti nella collezione. Questi, cioè, per me sono una cosa stupenda. Guardate che meraviglia. Dovrei averli anche dopo. Infatti devo vedere le colorazioni. 218. Ah no, sono tutti diversi. Ok. Questo è il 218. Li potete utilizzare sia wet che non. E questo è il 235. Dovrebbe essere l'azzurrino. No, questo è il dorato. Questi sono magnifici. Madonna, bellissimi. Dovrei averne anche un altro, esatto, ed è il 226, che è quell'azzurrino che vi dicevo, spaziale. Poi qua ho degli ombretti di Astra e questi li tengo tutti. Questi ombretti mono vi possono svoltare la vita, credetemi. E ora sistemo tutte le cose in gel. Allora, mettiamo i blush a questo punto perché qua abbiamo tutti i blush. Ah no, ho altri ombretti anche qua, aspettate. Questi ombretti di Kiko, uno rosso che tengo e uno rosso più scuro. La mia, diciamo, fisima è dover mettere tutto in ordine di grandezza. Sì, ho problemi seri, perdonatemi. Invece questi, allora facciamo che allora questo lo metto qua. Gli ombretti in gel li metto qua dietro, sempre girati. Ombrettini, glitterozzi e rimettiamo il suo cassettino. Ok, ho cercato di sistemare tutto al meglio, questa è la situazione, molto più in ordine. Questi spray fissanti li metto sopra con l'altro. Ok, direi che questo cassetto è terminato e sono molto soddisfatta. Ho declutterato parecchio e dovrò dividere tutto in delle bustine perché è una cosa assurda, però
Anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Bene, anche questa parte del decluttering è terminata. Ci aspetta l'ultimo cassetto per quanto riguarda i prodotti e saranno rossetti, matite, labbra e altri prodotti che ancora non ho utilizzato o comunque ho utilizzato poco. Lo vedremo insieme nel prossimo video. Mi raccomando, se volete supportarmi lasciate un bel like a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre informati sull'uscita dei nuovi video. Anche per oggi è tutto, io vi mando un bacio enorme.